Ciao a tutti, oggi faccio la frittata di patate veloce veloce. Ho tagliato a tocchetti le patate, le ho sbucciate giustamente prima di tagliarle, le ho sciacquate bene, le ho tenute in acqua fredda per una mezz'oretta e adesso, come vedete, le sto asciugando bene con due canovacci. Vi ricordo che il segreto per una buona frittura, soprattutto per le verdure, è quello di asciugarle bene. Una volta asciugate bene, olio di semi di girasole caldo caldo. Ne friggiamo poche alla volta. Ecco la prima fritta, quando saranno belle dorate così, le togliamo e le mettiamo su un piatto su cui, come vedete, ho messo della carta assorbente. Ora procederò con un'altra fritta di patate, nel frattempo però le faccio raffreddare. Mentre si raffreddano le patatine, rompo le uova. Io ne calcolo sempre due per persona, quindi ne metto, questa frittata è da tre, quindi ne metto sei. Ora metto il sale, metto tutto qui, le patate non le salo, eh. Metto un po' di prezzemolo, questo è facoltativo, ma a me piace. Una girata di pepe, un po' di parmigiano o grana, quello che preferite, e un po' di mozzarella tagliata a julienne. Senza esagerare. A questo punto possiamo sbattere il tutto. Le patatine sono fredde, quindi le aggiungiamo al composto di uova, mescoliamo bene ed ora ci spostiamo sui fornelli. Padella unta, la facciamo riscaldare prima un po', poi versiamo il tutto, livelliamo, con la leccapentole raccogliamo tutto ciò che è rimasto nella boule. Fiamma bassa, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 10-12 minuti. Fiamma molto bassa. Passati 12 minuti, togliamo il coperchio, vediamo se si è attaccata. Mi sembra di no. Ecco qua. Ora lascio per un altro minuto senza coprire, alzo poco poco la fiamma però, e dopo un minuto coperchio, operazione veloce, se la fate lontano dal fuoco è meglio. Una volta girata la frittata, sistemiamo un po' e la facciamo cuocere senza coprire per 4-5 minuti a fiamma bassa. La frittata è pronta, guardate che bella. Ora l'asciugo un po' con la carta assorbente, togliamo la carta, vedete che carina? Che faccio, non ne assaggio un bel pezzo, guardate qua, con voi? Mamma mia. Ecco caldissima, ma è deliziosa. Fatela e fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, cliccate qui sotto attivando la campanella per iscrivervi al canale se siete su YouTube, oppure qui sopra su Segui attivando sempre la campanella per iscrivervi se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, ne approfitto per augurarvi buon appetito!